Ecco, e se il tema del terrorismo compatta, seppur a grandi linee, le forze politiche, c'è cioè la riforma delle banche di credito cooperativo che crea nuove tensioni. Oggi alla Camera il voto di fiducia, dentro e fuori dall'aula le proteste dei 5 Stelle che tornano all'attacco del ministro delle riforme Maria Elena Boschi per il caso Banca Etruria. Il racconto di Monica Giandotti. Una legge che prevede una holding unica che distanzia le esigenze dei risparmiatori, dei piccoli risparmiatori, della collettività, delle piccole imprese dagli interessi bancari. Dal sit-in in piazza Montecitorio all'ostruzionismo nel palazzo, i 5 Stelle di nuovo all'attacco sul tema banche, con Grillo che dal blog promette terremo inchiodata la maggioranza in aula e chiede le dimissioni di Maria Elena Boschi per le vicende legate a Banca Etruria. La discussione sul provvedimento inizio in mattinata, dopo le prime dichiarazioni di voto scoppia la bagarre. I 5 Stelle agitano e mostrano salvadanai, vengono richiamati dalla Presidenza, intervengono i commessi. Per il Movimento si tratta di un provvedimento, quello di riforma del credito cooperativo, che forza un sistema per sua natura solidaristico e territoriale a convergere sotto il controllo di una holding unica con i principi di una SPA. Un regalo ai grandi gruppi, per i grillini, critici anche sulla novità del divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi e anche sulla previsione di una garanzia statale per le sofferenze bancarie. Dalla maggioranza la replica, mentre i 5 Stelle insultano il PD impegnato a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e a rafforzare e consolidare il sistema del credito cooperativo. L'antipolitica ha fiutato l'opportunità e, sfruttando la poca popolarità delle banche, talvolta meritata, ha trasformato un argomento complesso e delicato in uno strumento di scontro politico, facendo man bassa di demagogia e strumentalità. Nel pomeriggio poi un accordo tra i gruppi mette fine all'ostruzionismo e fuga il rischio di una seduta fiume. I 5 Stelle ottengono in cambio la discussione di una mozione sull'ISEE, atteso in serata il voto finale, poi il testo del provvedimento passerà al Senato.